filtro ai due centrali. Ho dato 5 a Paulsen perché è al secondo rigore causato in due partite, ha preso un cartellino giallo, è il secondo e quindi salterà per squalifica la terza partita. Insomma, negli episodi cruciali c'è sempre di mezzo, però aveva fatto anche quello della prima gara, però insomma è stato anche sostituito, credo che abbia fatto una prestazione al di sotto della sufficienza. Sì, ha fatto un po' di tutto in queste due prime gare del mondiale, salterà la prossima sfida con la Francia. Mauro Bergonzi della Varuma, da te per analizzare questo rigore, evidentemente c'era, giusto? Un rigore determinato, un rigore perché ha portato al pareggio degli australiani, è un rigore giusto, assegnato dal VAR. È il minuto 38, il 1:38 del primo tempo, andiamo a rivedere l'azione, che nasce da un calcio d'angolo, sulla destra, c'è un colpo di testa di Lechi, c'è un braccio sospetto, guardate l'arbitro che fa altissimi cenni con la mano destra che non c'è niente, questo è il braccio, faccio l'arbitro, passano 10 secondi, il VAR richiama subito, la VAR richiama l'arbitro che va a rivedere l'episodio, che è questo. Questo è un braccio largo, un braccio teso, un braccio che vuole andare ad impattare, ad intercettare il colpo di testa. Segnale, calcio di rigore. Giustissima la decisione del VAR, il VAR l'americano Geiger, che fa anche ammonire Paulsen che salterà la prossima partita. L'arbitro Lavozzi era posizionato benissimo, non aveva visto l'episodio. Potrebbe far meglio con un po' più di concentrazione, ma benissimo il VAR che toglie moltissimi problemi a questi arbitri. E assegna tanti rigori, già ce ne sono stati 11 nel corso di questo mondiale, soltanto due sbagliati, uno da Leo Messi che proverà a rifarsi questa sera con la sua Argentina contro la Croazia. Marco Meglio, vengo da te anche per analizzare il duello psicologico che ha voluto instaurare Smichael con il giocatore dell'Australia, Jedinak, perché certamente ha un po' provocato il giocatore cercando di togliergli un po' di concentrazione.